io. Succhiami il cazzo, Luca. Perché non siamo dei deboli di merda. Scopriremo tutto tra poco. Benvenuti in questo nuovo video. Insane Screamer era scomparso dalle scene, lo so, mia colpa, ma siamo tornati con Luca Romano a Roma, Alert of Steel. Siamo tornati più forti di prima. Esatto. Oggi allenamento powerlifting and street lifting. Ci vedrete, me e Luca, alternarci anche sullo stacco, perché sto bastardo sta diventando iper mega forte. E lo ribadisco, Luca, è grazie a Luca che sono tornato a dieta, perché sì, sono tornato a dieta, quindi vedrete anche contenuti su quello, e sto ritornando in forma. Ho già perso 3 kg, i miei carichi stanno ritornando alla gloria di un tempo. Luca, grazie, stai creando la tua nemesi. Capito, ragazzi? Allora, lui mi rompe l'home gym e io in cambio lo motivo e gli permetto anche di battermi nei carichi. Grande, fantastico, eh? Incredibile. Piccolo pre-workout, adesso vi faccio vedere cosa prendo e iniziamo. Abbiamo delle singole molto leggere di squat, 230 kg, 220-230, ma scopriremo tutto tra poco. Singole a 230, molto leggere, ha detto. Mannaggia. Pre-workout di Insane Screamer. Una Monster, perché non potevo portarmi tutti gli integratori, quindi andiamo a compensare. Poi un po' di pillole, ovviamente non tutte, queste sono le pillole di questi giorni. Abbiamo, e non chiedetemi perché, lo sa il mio nutrizionista, una pastiglia di ashwagandha pre-workout, non so perché. Wakanda per sempre! Ma non ci interessa, perché io non sono un biologo nutrizionista, quindi non è mio compito. E 3 grammi di HMB, in questo caso l'ho preso in pastiglia, quindi dobbiamo fare un attimo così. 3 qua, col fondo da mezzo grammo, e adesso ne prendiamo altre 3. Comunque, guardate che figate sto portapillole. Intra-workout, aminoacidi essenziali. Questi sono dei sample, monoporzioni da 9 grammi, che fatalità è la quota che io utilizzo intra-workout. Li spariamo dentro. Insane Army, vi ricordo che il mio brand di abbigliamento, fine marzo, usciamo con le pump cover, le oversize, come cazzo volete. E vi faccio vedere anche la maglia nuova. Questa è la maglia Reborn con l'uroboro, ciclo della vita, e la scritta Reborn, al contrario, che leggete solo se vi specchiate. Mettiamo questi perché la sicurezza viene prima di tutto. Ci stiamo ancora scaldando. Ultima di riscaldamento 210, poi testiamo una singola 220, se è abbastanza easy passiamo a 230, 225 e iniziamo le 5 singole da programma. Molto clean, molto pulito, 70, 120, 170, 210, questo è il mio riscaldamento incredibile, endonico, bellissimo. Quanto bella è la figa. 220 e tua madre mi fa gli gnocchi. 4 pizze rosse. Belle pizze margherite. Che carichiamo nel bilanciere come veri italiani. Allora, la sicurezza prima di tutto. Non è la mia palestra, non è la mia attrezzatura, quindi chiediamo una mano, un occhio lesto che mi stia dietro il beretano per controllare la prima singola 220 e le altre 4 che arriveranno dopo di lei come una tempesta in piena. Simo, posso chiederti un occhio per sicurezza? Non mi alleno mai con rack da competizioni, sono abituato a buttare il bilanciere. Staccarlo più aggressivo. È giusto, sai, per sicurezza e far capire alla gente che la sicurezza in palestra è la prima cosa. Che dopo dicono, in guarda qua, Insane Screamer, cada a Roma, ti distrugge la palestra. È che dovevo scorreggiare, non volevo scorreggiarti vicino. Cioè, poi se mi capita in gara scorreggio. Però mi sembrava poco cortese. Allora, ragazzi, chi è Simone? Chi è questo allenatore che oggi mi sta un po' controllando in questo allenamento? Simo è il proprietario, l'organizzatore di una delle gare di powerlifting a Roma, che è il 22 e il 24 aprile. 22, 23 e 24 aprile, sì. Ma comunque stimolante, interessante e completa per andare a ritestare la mia potenza. Quindi Simo è caduto dal cielo. Se volete partecipare, trovate tutte le informazioni sulla pagina Instagram Art of Steel. Sì, Art of Steel United Project. Poi vi metto qua dei riferimenti anche sotto il video.
meglio seguitemi su Instagram, così andate là. Ricordatevi, io sarò tutti e tre i giorni, quindi possiamo conoscerci, possiamo urlarci fuori dalla struttura perché bisogna portare il rispetto nella palestra. Parteciperò anche tramite l'Insane Army, che è il mio brand di abbigliamento, perché metterò nel monte premi delle cose dell'Insane Army, non solo io ma tantissimi altri sponsor. Sono tre giorni interessanti, vedete questo mondo, vedete come è organizzata una gara, potete testare se siete deboli o meno, quindi potete dire ho sconfitto la debolezza. Poi a Roma, Roma capitale, dai, a Roma. Ci vediamo ad aprile. Ad aprile, raga, mi raccomando. Vedete Insane Screamer sudare. Sorseggiamo l'elisir della potenza endonica degli dei. E poi continuiamo a fare queste singole a 2.20. Con questi accorgimenti tecnici molto interessanti che mi sta dando Simone, di cui poi discuterò con il mio coach. Scendevi, okay, dal squat sei sceso molto frenato sui quadricipiti. Prova a scendere un po' più sciolto, poggiandoti un pochino meglio sulla pancia. Cioè, quindi okay, più concentrarmi, sì, su... Questo però non vuol dire scendere ed inclinare il busto. Questo, okay, vuol dire scendere appoggiandoti più sul femorale, okay, okay, in modo tale che la pancia riesca ad entrare in modo fluido tra le gambe. Quando fai squat il tuo obiettivo è quello di far entrare in modo fluido la pancia in mezzo alle gambe. Vabbè, dai, proviamo. Abbiamo quattro singole pesanti per testarlo. Esatto. Il mio coach non è una prima donna che se un altro coach mi dà un consiglio, allora andiamo con la gognola, coltelliamo, eh. Si prende, si parla poi con il coach, si valuta se effettivamente c'è quel problema e poi ci si lavora su. Cooperazione tra gli allenatori, tra le palestre e il fitness è un ambiente positivo e deve rimanere tale. Andiamo. Allora, sono crollato con 260 kg a casa da solo. Mi sento un po' una prima donna con i giganti dietro, però mi piace. Mi sento debole con le persone dietro, no? Meglio? Non hai spezzato il movimento in due fasi, ma più fluido. Era unico, però sei ancora un pochino frenato dal carico. Sì. Ok. Allora, nel cammin di nostra vita, io e Luca finalmente ci siamo trovati a fare stacco. Porco due, ma solo ho fatto ridere. Se non faccio gli stacchi bene oggi mi incazzo. Comunque Luca ha fatto una mobilità incredibile, pazzesca per il muscle up, ma veramente fatta bene. E a me veniva da ridere perché ho fatto 4 serie di riscaldamento, 2 esercizi di mobilità prima, un po' del cavolo. Fino a 2 settimane fa ero anche io così, poi mi sono ammalato. È che son pigro, è che son pigro. Però la mobilità vi salva. Adesso carichiamo un po', tu hai delle singole con... RPE 7, salita in 3 secondi. Io invece ho una singola a 2.30, 2.40. RPE 7. Vediamo come va e poi finiamo con la panca. Ho spostato lo stacco per incontrare questo bastardo, eh sì, qua. Lo facciamo insieme. Esatto. Ok, adesso faremo bestemmiare Simone. Allora, anche qua il mio riscaldamento fa cacare. Faccio tante cose veloci. Non sto a perderci troppo tempo. Sto sbagliando, raga. Rubiamo la cintura a Luca. Beh, quindi potere della cintura venga a me, con calma, con calma. Luca sta cercando di sabotarmi, quindi la faremo senza. Non mi serve la tua cintura, Luca. Basta, troppo riscaldamento sennò. 190 per Luca di riscaldamento. Io skippo questi 190 perché da 170 parto subito a 200. Ma sei un folle. In realtà farei 170-210, però ci sono troppe pause nel mezzo, quindi rallento un attimo. Poi 200-215-230. Cioè il suo riscaldamento è stato una doppia a 120 e una singola a 170. No, ho fatto una tripla a 120. Scusa. Va, andiamo. Commento mentre mi riscaldo. Ti do un altro piccolo accorgimento. Quando ti posizioni, cerca di sentire più il baricentro sull'avampiede, ovvero sposta il ginocchio un pochino più sul centropiede, perché stai un pochino sul pallone, un po' più avanti. Ok. Esatto. Cioè, perché io penso un po' più di quadricipite, ma andrò più avanti. Ok, più avanti. Centrale. Ok, in modo che tu riesci a spingere con tutto quanto il piede. Sì, non vado... Se stai sul tallone, la più femorale. Esatto. Let's go. Allora io qua Luca, che mi sta ostacolando, non dandomi la sua cintura, dandomela all'ultimo. Quindi gli dimostriamo che anche senza cintura possiamo farli, perché non siamo dei deboli di merda. È falso, è scemo, perché dovrebbe usarla. La useremo ai 2.30. Succhiami il cazzo Luca, succhiami il cazzo, succhiami il cazzo. Luca, succhiami il cazzo. Falli senza cintura, dai. No. 2.30, per la gioia di Luca. Boh, 2.40 adesso. Ho perso la mia mossa del... Sono veloce, rapido. Non voglio perdere tempo. E questo è il mio problema. Troppo veloce. Adesso Luca sta caricando 2.20 e li farà in salita 3 secondi.
Luca mi sabota, come si dice? Sabota tu questa cintura maledetta. Ho cercato di partire un po' più lento. Li ho sentiti un po' male, ma va bene lo stesso perché sono andati su. 230 per Luca, in pedana. Luca qua carica tanto, ma non ha capito che io sono il suo primo fan. Perché tanto è junior, non lo avrò mai contro. Io non punto a vincere, ma solo a diventare più forte. Ragazzi, mi dice così, ma in realtà è più forte di me. Cioè. Posso prendere la cintura Luca Romano? $2.40 per Luca Romano. Sti cazzi. Ok, adesso facciamo un back off, un 4x3, 215. Distacco, usiamo le fascette. Fascette My Protein, una cazzata tipo 4,90€ sul sito, codice InsaneMyP. Mettiamo la nostra cintura, vi faccio vedere questa incredibile maglia, il mio corpo di dio greco, incredibile, a 70 kg bagnato. Vedi, questa è la maglia? Hai visto che grafica? Adesso ti faccio vedere il mio corpo, ma non davanti, perché non te lo meriti ancora, solo la schiena. Posso spogliarmi in questa palestra? Sì, perché siamo a Roma, cioè Roma è una città incredibile, puoi fare tante di quelle cose. Che bestia! Facciamolo veloce, ci piace farlo veloce, bam bam bam, via, massima resa, minima spesa. Ti faccio vedere come si mettono le fascette, perché tanti di voi mi dicono, ma come metti le fascette? Non è vero, però se dico questa frase sono più credibile. Fascetta. Passa tra queste due dita, il pollice, dito non mi ricordo il nome, afferri in maniera poderosa, come se dovessi pensare alla tua compagna di banco alle medie, lo avvolgi col bilanciere, poi movimento della moto, bling bling bling, stringi, basta. Ora facciamo un po' di panca. Allora, 120 kg di panca, molto easy, una singola, e poi facciamo un bellissimo 4x3, non vi ho fatto vedere anche il riscaldamento della panca perché sennò questo video era troppo lungo. No, perché dopo, vedete, solo che faccio squat, stacco e almeno dimostro di avere un po' più di forza anche nella panca. Una panca non esagerata, però comunque che stiamo costruendo con queste piccole braccia e questo piccolo petto da pollo. Back off, 4x3, 110 kg, pulito, un po' di musichetta sbirulante e poi questo video finirà. Un fermo che va, poi torna, lo famo strano. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Allora ragazzi, questo video è finito. È un video un po' strano, forse confusionario, non so neanche come verrà a livello di editing. Volevo soltanto dirvi, iscrivetevi al canale, dal 22 al 24 aprile a Roma la gara di Art of Steel. Insane Army, lancio a fine mese di marzo. Tanti prodotti nuovi, interessanti, vi amo a tutti, belli e brutti. Ciao a tutti, ciao Luca. Ciao ragazzi. Ah, io e Luca non ci siamo cagati durante l'allenamento se non per stacco, perché? Perché così bisogna fare, ci si allena, poi si chiacchiera. Ci divertiamo dopo, ma ci alleniamo.